Questa cosa di passeggiare per il centro di Parigi di notte, storditi dalle emozioni di una medaglia d'oro, sta diventando una piacevole abitudine, forse quasi un vizio, non lo so, però è una piacevole abitudine vedere gli italiani che vincono le medaglie d'oro alle Olimpiadi. E pensa, è successo anche oggi. Io sono Luca Pelosi e questi sono gli Olympic Days. Siamo nella notte tra il 29 e il 30 luglio 2024. L'Italia ha vinto la seconda medaglia d'oro ai Giochi di Parigi, la settima nella storia del nuoto italiano. Allora, anche vedere la Défense Arena di Nanterre sta diventando una piacevole abitudine perché è proprio bello vedere quanta gente va lì, appassionata di nuoto, appassionata di sport, quanta gente si mischia a seconda ovviamente del tifo, di chi c'è quel giorno. Oggi, per esempio, c'erano molti più americani rispetto a ieri. Poi a un certo punto abbiamo scoperto che però c'era anche qualche canadese, quando ha vinto una canadese. Poi abbiamo scoperto che c'erano anche tanti rumeni e questo forse ce lo potevamo aspettare e a un certo punto, anche se all'inizio non te ne accorgi, arriva il momento in cui ci sono pure gli italiani. Oggi sapevamo che avremmo visto belle gare, però insomma erano tutte una scusa perché stavamo aspettando lui, Thomas Ceccon, nei 100 d'orso e allora prima ci siamo visti i 400 misti. Con due americane forti, ma con una canadese, Summer McIntosh, che ha vinto lei. Questa è la rana, e ve ne siete accorti perché ogni volta che la ranista mette la testa fuori dall'acqua, il pubblico urla o fischia. Summer McIntosh sta dominando questa gara, altro che le americane. Poi è successa un'altra cosa molto bella, è successo che David Popovici ha vinto i 200 metri stile libero e per la prima volta la Romania si è presa una medaglia d'oro nel nuoto. Poi a lui siamo molto affezionati perché l'abbiamo visto esplodere agli Europei di Roma, l'abbiamo visto anche fare un bel record al Sette Coglie a Roma, poi si era un po' non perso, però insomma aveva scoperto che forse non era così facile come poteva sembrare e invece ha tirato fuori un 200 stile libero da oro olimpico. Uno, 44, 72, David Popovici ha vinto i 200 stile libero e sono spuntati anche tanti romeni qui in tribuna. Grandissima gara, David Popovici. Poi c'è stata qualche semifinale, qualche batteria, però erano tutte scuse perché noi stavamo aspettando i 100 d'orso di Thomas Ceccon, che adesso ci fanno da sfondo. Da base, potremmo dire tecnicamente, ma di tecnica non è che ci capiamo un granché, ma pur non capendo un granché di tecnica, né di podcast, ma di tecnica di nuoto, il talento di Thomas Ceccon lo vedi subito. Ligne 5, recordman de la distance, représentant l'Italie. Line 5. Representing Italy, world record holder, Thomas Ceccon. È passato terzo ai 50. Non è partito benissimo, però, come si direbbe appunto tecnicamente, era tutta una tattica. Era tutta una tattica. In un certo senso sì, diciamo che era strategia, perché poi lui ha tirato fuori un secondo 50 veloce, un po' come questo autobus che sta passando adesso, forse di più. Ah, quanti sono gli autobus notturni a Parigi? Beati loro, già ne passano due uno di seguito all'altro. E Thomas Ceccon ha tirato fuori un secondo 50 che l'ha portato, soprattutto nella parte centrale della seconda vasca, a prendersi il primo posto e poi l'ha mantenuto con tanta energia, tanta tanta fatica, tirando fino all'ultimo e prendendosi questa medaglia d'oro. Medaglia
men's 100 meter backstroke Olympic. Thomas Ceccon è il talento più grande che si sia mai visto nel nuoto italiano, perché sa fare tutto e sa fare tutto a un livello altissimo. Però secondo me bisogna cominciare a smettere di dire questa cosa, perché Thomas Ceccon talento ce l'ha, sentite l'allenatore, la sensibilità in acqua molto, molto un po' fuori dal normale, cioè lui ti sa dire se questa vasca se è un po' più veloce, quell'altra un po' più lenta, se è alta, se è bassa, cioè lui ha un talento proprio nella percezione dell'elemento. E poi questo è anche un merito della mia compagna, che all'inizio, ma anche io, insomma, l'abbiamo visto, abbiamo detto questo qui fa tutto, deve fare tutto, perché si annoiava a fare solo uno stile. Il dorso forse era quello meno dotato, però per Perino poi è venuto veramente naturale. Però Thomas Ceccon è uno che ha lavorato tantissimo, uno che non sa stare fuori dall'acqua, è uno che ha un caratterino un po' particolare, lui stesso il primo a dirlo, è un bel personaggetto, ma è fatto così, è uno che fatica e alla fine vince. Ho fatto molta fatica, è una gara che ho cambiato tatticamente, nel senso che ho cercato di passare forte sapendo che il cinese e Marti, anche se lui era staccato, non l'ho seguito, non so neanche quanto è passato, quando stare davanti a lui e fargli gara a fianco, gli ultimi metri sono veramente, sono un attimo, ero molto stanco. Thomas Ceccon è uno che impara dagli errori, e quindi la frase se non vinco imparo per lui vale, e come se vale. L'anno scorso ho perso perché sono passato troppo piano, ho fatto qualche errore, anche di riscaldamento, di cose, quest'anno non li ho fatti, non ho voluto ripetere, e questa è la prova che si può perdere ma si può anche imparare, e questa cosa l'ho imparata. L'anno scorso mi ero scaldato troppo poco, sia la mattina che il pomeriggio, e quindi oggi ho detto mettiamo le cose un attimo a posto e le messe. Thomas Ceccon è un misto di disincanto ma anche di determinazione e cattiveria assoluta. Non festeggia la vittoria perché c'è un'altra gara. Ho vinto oggi, ok, vado a letto, mi godo questa sera, domani mi devo svegliare pensando che io non ho vinto niente. Io domani mi sveglio e dico io sono arrivato qua e c'ho ancora zero medaglie, se no si dice ah no io ho vinto e vado a fare i due dorsi, faccio 2-3 la mattina e dico però ho vinto, non funziona così purtroppo. Se non si è capito, Thomas Ceccon ha vinto i 100 dorso, 52 netti. Ti giochi tutto e più ci pensi più questa cosa è logorante. Io l'ho detto anche un po' di tempo fa, era la mia ossessione questa medaglia, e se non vincevo oggi non sarei andato a casa contento, quindi mi stavo commuovendo anche prima di fare la gara, perché è un'emozione fortissima anche essere imperchiamata così con i più forti che ci sono, essere lì è un privilegio, ok? Perché non tutti possono permettersi di essere in una finale olimpica e giocarci qualcosa di importante. Alla fine abbiamo lasciato parlare lui, un po' perché stavamo camminando nella notte di Parigi e comincia a essere un po' troppo tardi, ma perché è bello sentirlo parlare, perché bisogna sentirlo parlare tanto, e più vincerà più lo sentiremo parlare, perché è un personaggio ancora da scoprire, è un atleta che può ancora fare tantissime cose, e quindi sarà bello, bellissimo seguirlo. E allora noi ti seguiamo, Thomas, anche se adesso stiamo camminando un po' da soli, ma ti continuiamo a seguire nei 200 metri che farai presto e per tanto tanto tempo ancora. Olympic Days è un podcast scritto, letto e montato da Luca Pelosi nelle notti di Parigi. E vi chiedo solo una cosa, se vi piace ascoltatelo e condividetelo. Ah, in libreria c'è anche il grande libro dei quiz sulle Olimpiadi, scritto sempre da Luca Pelosi, cioè sempre da me.